Confesso un po' il mio imbarazzo. La prima domanda che mi sono posto, ma è stato questa un'occasione utile e opportuna da parte della Fondazione di portare con la maratona di oggi il punto sul tema della mostra Gradi di Libertà. Mi devo dare una risposta. E la risposta è che tiene conto di quanto credo personalmente ho imparato, cerco di capire perché tutto quello che oggi la giornata, il contributo del quale io ringrazio tutti i relatori che sono qui presenti, perché è un contributo che loro hanno dato, che è un contributo di domande che ognuno di voi può farsi sul futuro, voi giovani o meno giovani. Qual è il futuro nostro? Qual è il futuro dei giovani di un mondo che verrà? E allora io personalmente, data la mia età, scusate, ma un certo limite e un'idea di libertà me la sono data, ma ho faticato molto, ho faticato molto a capire qual è la mia libertà. Ma vorrei che da questo discorso oggi venisse anche uno spirito di quello che sarà il futuro delle iniziative della Fondazione che sono riguardo verso i giovani. Il programma dei futuri decenni che la Fondazione ha dedicato per i giovani, per aiutare i giovani a trovare la loro strada di libertà. Mi riferisco al professor Gui. Giustamente è un problema sempre di scelte che noi dobbiamo dare ai giovani di fare. Quindi il nostro dovere come fondazione, questa è la nostra scelta, questo è il nostro dovere. E vorrei dire che il discorso di oggi continuerà ancora in forme diverse nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quando man mano i giovani, noi incominciamo dai 14 mesi, ma ai 20 o ai 35 anni, dovremo insegnare di trovare una soluzione culturalmente avanzata per le loro scelte, per il loro futuro. Quindi io ringrazio molto, è una giornata molto interessante e credo che sia una fatta come un fuoco che scoppia nel dibattito. Mi riferisco a Carrada e alla Perera che hanno trasmesso benissimo il messaggio dei gradi di libertà. Io sono anche un po' emozionato, ma questa è la verità della Fondazione. Noi lavoriamo per i giovani, per il loro futuro. E oggi credo che è un esempio, un esame, una prova che abbiamo fatto. Io ci avevo creduto non molto, stasera sono convinto che abbiamo fatto qualche cosa utile per i nostri giovani e anche per tutti gli altri. Grazie.